ci sei? La domanda viene spontanea, guardando il calendario, 2 settimane, 4 partite toste, e quindi al di là delle difficoltà, peraltro superate in maniera eccellente nelle prime 3, si alza anche il livello di qualità degli avversari. Lei ha sempre detto una volta, una partita alla volta, però chiaramente uno ci pensa, adesso viene il momento forse in cui possiamo capire, ho fatto capire anche Sean in settimana, che forse questa asticella si alza anche come tipo di difficoltà di avversari, o no? E quindi capire anche di che pasta è fatto questo Padova nei confronti di squadre più titolate. Allora, partendo dal presupposto che io della Vispesa, la squadra che affronteremo la prossima settimana, non ho visto un'immagine, quindi se lei mi chiede che tipo di squadra è, non lo so, perché a me interessa il Carpi. Quindi, parlando del Carpi, sicuramente è un'ottima squadra. Una squadra organizzata e con diversi giocatori di grande qualità per la categoria, qualità sia tecnica che fisica. Quindi andiamo a affrontare una partita complessa, difficile, però noi dobbiamo sempre e costantemente ricercare la nostra prestazione, quello che vogliamo diventare giorno dopo giorno. In base a chi andremo a affrontare, poi ci confronteremo, ma quella che è la nostra prestazione non deve essere mai giudicata e non sarà mai giudicata da me in relazione a chi affrontiamo, ma in relazione a quello che faccio e a quello che avrei voluto fare e non sono riuscito a fare. E riallacciandomi a questo, è vero, questo è un gioco, il calcio è un gioco, però come tutti i giochi c'ha uno scopo, lo scopo è vincere la partita. E facendo una riflessione, ci sono dei posti dove si vince sempre, dei posti dove non si vince mai. E un motivo ci sarà. Secondo me il motivo è il fatto che ci si accontenta immediatamente delle vittorie e si pensa a esaltarle, a glorificarle, a goderle. Invece la vittoria va messa nel cassetto e si gira pagina e si va a ricercare la prossima di vittoria. E se non ci si riesce, si mette nel cassetto qualunque risultato e si va a ricercare la prossima vittoria. E questo non è riferito ai miei calciatori, è riferito a tutto l'ambiente. Perché siamo passati dallo scetticismo all'esaltazione, con 3 partite. Quando in realtà, e lo ribadisco, il nostro cammino è lunghissimo. Lei ha detto 4 partite, ce ne stanno 35, che sono più quelle di Coppa Italia, speriamo di fare il più possibile. Quindi bisogna analizzare quello che succede nella partita di campionato, chiaramente, ma poi voltare pagina e pensare alla prossima, una alla volta, e tutti. Già dopo Modena avevi detto: il mio compito sarà quello di dire ai ragazzi di non leggere quello che c'è scritto, di non credere a quello che si dirà in queste settimane. Come l'avete vissuta questa settimana? Siete riusciti un po', insomma, a dimenticare subito l'entusiasmo dopo Modena e tanti complimenti? Io immediatamente, per come si sono allenati i ragazzi, sembra di sì. La mia è un'estremizzazione del concetto. È chiaro che è meglio avere un complimento che una critica, ci mancherebbe. Il mio concetto è molto semplice, che se tu vuoi arrivare, le tappe intermedie per carità sono importanti, ma non sono determinanti. Quindi vanno prese, ma qualunque sia il risultato della tappa intermedia, analizzate e poi messe alle spalle. Altrimenti si rimane quello che si è. Nessuno di noi vuole rimanere quello che siamo in questo momento. Mi sembra che tu faccia un po' l'ora del pompiere, no? Perché dici meglio dallo scetticismo all'entusiasmo, però calma. Non è il pompiere, sono più realista. Sono 3 partite. 3 partite. Cioè, 3 partite fatte anche discretamente, ma sempre 3 partite sono. Fossero 30,
allora capirei diciamo quello che dici tu nei miei confronti. Alla trentesima, se vengo qua e dico le stesse cose, magari hai tutto il diritto, ma in realtà sono tre partite e veramente è niente rispetto a un campionato, è niente. E quindi non dobbiamo saziarci così, ma riferisco a tutti. Bisogna volere di più, costantemente. Senti, naturalmente immagino che tu sperassi una partenza del genere, ma te l'aspettavi, visto che poi magari nell'ambiente, ecco, tutti magari non si aspettavano, pronti via tre vittorie una dietro l'altra. Ma non è importante quello che mi aspetto io, è importante quello che faccio io con il mio staff e la squadra giorno per giorno. Io non c'è stato un giorno da quando ho iniziato che non mi sono messo in discussione a fine giornata per quello che avevo fatto, ma non c'è stato altresì un giorno che non ero contento del lavoro che avevo fatto, il che significa che la strada era quella giusta. E l'ho detto un sacco di volte, anche quando abbiamo fatto qualche amichevole un po' sottotono e qualcuno mi prendeva anche un po' per, diciamo, per visionare. Però io vedevo oltre, così come vedevo oltre all'epoca, così vedo oltre adesso, nel senso di dire che siamo all'inizio, che avremo dei momenti di difficoltà che supereremo soltanto se riusciamo a capire quello che c'è da fare per raggiungere gli obiettivi, prima singoli di ognuno di noi e poi come gruppo. Un'altra cosa, tornando al Calvi, visto che in attacco hanno un giocatore che insomma quest'anno è partito fortissimo, che vanno, no? Perché insomma ha segnato tanto in campionato ma anche in Coppa, poi abbiamo visto a Cittadella, insomma ha fatto la differenza, poi è andata come è andata. Lui tra virgolette lo sparacchio principale, però poi, ecco, non so, credo che poi sia anche il tiro dire che il Calvi è solo l'anno, però ecco se ci puoi dire qualcosa di più anche su questo giocatore. Il Calvi ha giocato con il Livorno, che è una squadra di Serie B, ha vinto, con Cittadella, ha pareggiato, poi è andato in Livorno, poi ha vinto con Cesena 4-1, ha vinto a Bolzano contro un'ottima squadra, poi ha fatto una gran partita con Vicenza. È chiaro, Urbano è un ottimo giocatore, era un ottimo giocatore anche l'anno scorso, non è riuscito a esprimersi, adesso sta facendo del tutto, che sono le sue qualità, che non sono solo quelle di finalizzatore, ma copre palla, è uno che attacca anche la profondità. Ma il Calvi ha diversi buoni giocatori. Jelenic forse dovrebbe essere infortunato, però è un ottimo giocatore. Sabbia è un ottimo giocatore, anche i due trequartisti che sono ottimi giocatori. Hanno una linea difensiva, adesso non sappiamo chi gioca a destra, ma fatta di buoni giocatori. Vano è quello che diciamo in questo momento finalizza, ma è una squadra ben fatta, ben organizzata e che sicuramente ci metterà in difficoltà. Io torno un attimino al Padova. Modena, luci e ombre, nel senso di prestazione, non certo di risultato, di agonismo, di tempo. Prima col Fano un tempo in difficoltà e alla fine Verona avevamo visto la ripresa invece di venire fuori, qualche problema ma poi venire fuori. A che livello è oggi il Padova in termini di aspettative del suo allenatore? Ma in realtà diciamo che la squadra non deve, io lo dico sempre ragazzi, non deve crescere perché il proprio allenatore ha un'aspettativa nei loro confronti, ma deve crescere perché la crescita costante, prima dei singoli, poi di un reparto, poi della squadra, è fondamentale per raggiungere i risultati. Quindi non è riferimento a quella che è la mia di aspettativa, ma a quella che secondo me è quello che questa squadra può fare. E questa squadra può fare anche dal punto di vista proprio dello sviluppo della manovra, ancora moltissimo. Però la strada intrapresa è giusta perché nel momento in cui non riusciamo a manovrare o a sviluppare, abbiamo tante altre componenti che
poi sono quelle che servono nel calcio, che fanno sì che il risultato, fino adesso ci hanno dato ragione. Io penso che abbiamo ancora ampi margini di miglioramento. E soltanto, mi sta dappertutto? Sì, secondo me dappertutto. Secondo me sia proprio nella prima fase di costruzione, sia che nella fase di finalizzazione, nella fase di palleggio in mezzo al campo, sulle palle da fermo. Secondo me abbiamo margini di miglioramento ampi, come giusto che sia dopo tre giornate. Io volevo sapere, tornando alla partita di domani, come sta la squadra a livello fisico, se c'è qualche defezione e soprattutto se ha pensato a qualche cambio, visto che comunque il Carpi ha due giorni in più di riposo rispetto a noi, avendo giocato loro sabato e noi lunedì sera. Ma la squadra sta bene, è chiaro, noi abbiamo fatto una partita dura lunedì, quindi la settimana è stata una settimana di cui abbiamo gestito alcune situazioni, ma niente di trascendentale. Abbiamo solo presenti che ha un affaticamento, e quindi oggi si decide, ma penso che non ci sia per non rischiare. Il ragazzo che si era allenato con un'altra squadra fino a 7-8 giorni fa, probabilmente il cambio di metodo è roba di poco. Poi per il resto abbiamo le cose normali che vengono fuori dopo una partita combattuta come quella di Modena. Per quanto riguarda la formazione, l'allenamento di oggi per me è importante, perché voglio valutare ancora fino in fondo quello che si può fare e quello che non si può fare. Quindi ce l'hai qualche dubbio? Sì. Contro il Fano mi hai detto che più o meno era, sì, quello. Sì. Gabbianetta come sta? Gabbianetta ancora non sta bene, penso ci voglia forse un paio di settimane. Quindi ha avuto un infortunio importante, uno strappo, diciamo. Comunque uno stiramento importante. Tecnicamente non so diagnosticarci, cioè non so spiegarti bene qual è la diagnosi, però io finché non sta sul campo e corre con gli altri, non so precisamente cosa dirti, però è chiaro, non è stata una cosa proprio di pochissimo conto. Dal punto di vista invece dell'atmosfera, cosa vi aspettate domani? Perché insomma, adesso giustamente tu prendi il calmo e tutto, però diciamo nell'ambiente si vive questo come primo big match della stagione, poi anche la prima partita allo stadio dopo l'estate a Lugano, quindi vi aspettate insomma un'atmosfera un po' più particolare del solito domani? Beh, è pure un'altra partita col Fano. Sì, diciamo, là è ancora un po' d'estate. Con la gente che torna. Questa è una zona ricca del paese, vanno in vacanza e stanno molto. Io vengo da una zona meno ricca, e quindi a fine agosto diciamo le vacanze sono finite. La schiera amalfitana è bella. Noi dobbiamo fare partita. Forse è la gente che si aspetta da noi prestazione. Quindi noi dobbiamo, come ho detto l'altra volta, siamo noi che possiamo portare una persona in più allo stadio attraverso la prestazione, è solo quello. Siamo ancora, l'ho detto, siamo ancora in debito perché l'affetto che abbiamo ricevuto l'abbiamo ricevuto a priori senza aver fatto niente, quindi noi dobbiamo fare noi stessi, dobbiamo dare il 100%. Quando parlavi che ancora qualche dubbio di formazione, è un dubbio legato al fatto che qualche giocatore magari non ha ancora recuperato al top, oppure semplicemente un discorso di caratteristiche tecniche legate anche all'avversario che c'è davanti? No, è una questione di come penso che si possa svolgere la partita nei 90 minuti, e quindi da un punto di vista tecnico-tattico. Però qualcosina si può già intuire, dai. Vuol dire, Cresi ce lo conosce bene, ma perché ci ha giocato assieme anche l'anno scorso, e via dicendo. Se io dico che Cresi è quello che l'allenatore riceverà un po', anche se siete schierati a tre, l'indicazione di dire non lo devi far segnare, non diciamo forse un'eresia, giusto? Ma in realtà non ho mai detto una cosa del genere a un mio calciatore, per un semplice motivo, perché le mani sono... perché tante volte ti si ritorce contro.
E poi normalmente i giocatori si affrontano da squadra, non da singolo. Non da singolo, esatto. Quindi poi siamo nel 2019 e i calciatori attraverso i video si possono rivedere. Quindi non c'è la necessità di, come dire, di chiedere a chi è stato un suo compagno di squadra. Noi come staff tecnico lo conosciamo bene, i calciatori lo conoscono bene perché gli abbiamo fatto vedere lui come altri che caratteristiche hanno e poi andiamo sul campo e ce la giochiamo. Quanto può essere difficile per voi in queste prime tre giornate aver tenuto in panchina tanti giocatori blasonati, perché io penso al terzetto difensivo dell'anno scorso, anche Rubin che era il capitano designato, Nelkovic, Capelli, è un compito delicato per voi, come lo state gestendo? No, perché Rubin non era, perché Rubin è il capitano di questa squadra, quindi partiamo dal suo presupposto. Poi, avendo 25 giocatori, 26, 27, 11 giovani, gli altri, chi sta in panchina e chi sta in tribuna. Io faccio l'allenatore, faccio le scelte, mi pagano per questo e i calciatori sanno perfettamente che le mie scelte sono in funzione di vincere una partita. Non è detto che siano scelte giuste, ma sono tutte. Quindi, siccome anche loro vogliono vincere, sono tutti allineati a cercare di fare l'unica cosa che un calciatore può fare per poi giocare, cercare di fare meglio del proprio competitore e convincere l'allenatore. E questo è quello che poi fa la differenza tra una squadra non che vince, una che perde, ma tra una squadra vincente e una squadra perdente. Le squadre vincenti sono quelle che durante la settimana si danno battaglia per guadagnarsi il posto e poi la domenica si abbracciano tutti insieme.